presente in qualsiasi evento, insomma, che andiamo, insomma, ad organizzare qui in provincia, ma anche in quelli regionali, e l'amica consigliera delle pari opportunità, Filomena Danzini. Oggi è una giornata veramente importante, insomma, questo 8 marzo rappresenta il giorno della festa della donna. Ovviamente da donna, da mamma, mi preme principalmente, come parlavamo con la consigliera Paola Povero, esprimere un pensiero per tutte quelle donne ucraine che comunque si trovano in questo periodo in guerra, donne che vediamo tutti i giorni nei TG, sono immagini ormai per tutti noi sconvolgenti, vediamo queste donne, insomma, che proteggono i loro figli, che lottano per i loro mariti, che comunque si trovano in una situazione non di disagio ma di vera e propria difficoltà. Noto che in regione, che in provincia, ci stiamo tutti un po' mobilitando per aiutarli, aiutare questi profughi a trovare una casa, un alloggio, un tetto, un affetto. E quindi mi rivolgo soprattutto adesso alla consigliera, in modo da poter, essere noi da faro a queste donne. Effettivamente, consigliera, la stiamo già affrontando pienamente, poi le lascio la parola. Per quanto riguarda lavoro e donne al centro, è stato un tema che abbiamo scelto con la consigliera Filomena Dantini, proprio perché la donna è sempre al centro della, passatemi il termine, dell'attenzione. Donna intesa come professionista, donna intesa come lavoratrice, donna intesa come politica, donna intesa a 360 gradi, tutto quello che la donna può fare. Prima assistevo a un convegno, visto così velocemente, di Teresa Chianella, dove ovviamente sono sempre attenti, non oggi soltanto, infatti diciamo la donna non deve essere festeggiata oggi solo come il suo giorno, ma per una questione proprio di parità, dovrebbe essere festeggiata ogni giorno, dovrebbe essere ogni giorno il giorno della donna. Io non mi sento sinceramente diversa da un uomo, mi sento per sesso diversa da un uomo, ma non per né competenze, né per capacità, né per indole. Quindi di conseguenza credo che ogni donna, se riesce a farsi conoscere per le sue competenze, per le sue conoscenze, per il suo buon senso, possa veramente riuscire a fare qualcosa di buono per la società. Sono rimasta quando ho visto quello spot delle pari opportunità, l'avete letto, l'avete visto in televisione, insieme, uomo e donna insieme possono veramente fare tanto. Ecco, secondo me dovremmo partire da questo, uomo e donna insieme possiamo veramente fare tanto per la nostra società. Ora passo la parola alla consigliera Paola Povero, consigliera, lei la parola. Grazie, grazie Francesca, grazie anche, diciamo, alle amiche, quelle che conosco, diciamo, maggiormente rispetto alle altre. Io porto innanzitutto i saluti del Presidente Stefano Minerva, perché è dovuto per impegni urgenti tornare a Gallipoli, e quindi vi saluto e vi ringrazio soprattutto per aver scelto la nostra sede per questo evento. Allora io voglio dire qualcosa. Questo 8 marzo deve smettere di avere questo significato retorico rispetto ad una festa, ad una celebrazione. Come diceva giustamente Francesca, noi donne siamo in campo 365 giorni l'anno. E guardate che le giovani generazioni non ci comprendono quando utilizziamo questa data per le solite celebrazioni, per le solite manifestazioni delle problematiche rispetto all'essere donna, all'essere donna in casa, all'essere donna sul lavoro, all'essere donna in politica. Quindi noi dobbiamo avere un linguaggio di tempo.
anche di linguaggio diverso rispetto al passato, un linguaggio che va verso nuova proiezione, nuovi progetti che vanno a favore delle donne, soprattutto per quanto riguarda le difficoltà che riscontrano nel mondo del lavoro. E diciamo che la pandemia ha creato soprattutto problemi sulle perdite del lavoro a carico delle donne, sono quelle che hanno pagato in termini di perdita di posti di lavoro. I dati ce lo fanno capire perfettamente. Quindi la politica, le istituzioni devono cominciare ad avere una proiezione costruttiva, chiaramente confrontandosi con quello che è il mondo femminile e non solo, perché se noi ragioniamo solamente tra di noi nei luoghi, io credo che alla fine i risultati ne portiamo pochissimi. Quindi allargare la partecipazione, non come fatto formale, Adriana sa quanto io ci tengo a questi termini, perché la partecipazione è il luogo che ci coinvolge e ci fa capire i reali problemi. E io non voglio farla lunga, la Regione Puglia dall'8 marzo dell'anno scorso ad oggi ha legiferato veramente in maniera importante per quanto in materia di politiche a tutela delle donne, penso all'agenda di genere, penso anche alla parità salariale, ma io sono dell'idea che legiferare non è sufficiente. Va monitorato il territorio, noi pensiamo al nostro, della provincia di Lecce, bisogna capire come gli enti locali, come i comuni applicano l'agenda di genere, perché se noi le leggi che facciamo le teniamo da parte, giusto per fare un'enunciazione di principio, e non monitoriamo i territori rispetto alla reale applicazione, anche la legge sulla parità salariale, siamo forse la seconda regione dopo il Lazio che ha deliberato, però per me non è sufficiente. Io sono dell'idea che tutto ciò che si mette in campo deve avere un'operatività concreta, altrimenti gli obiettivi non riusciamo sicuramente a raggiungerli. Io mi auguro, diciamo, per me la prima esperienza a livello provinciale, non ha ancora il Presidente firmato i decreti, ma tra le mie deleghe c'è anche quella che, voglio dire, rappresenta le varie opportunità e sinceramente intendo, e parlavo con Teresa prima, collaborare noi che rappresentiamo alcune politiche, dobbiamo avere il linguaggio comune. Non può essere che la consigliera di parità della provincia bene abbia diciamo un linguaggio, la presidente della commissione parità ne abbia un altro, ma anche la stessa commissione parità nella sua interezza io abbia un altro linguaggio. Quindi anche questo può essere un segnale che identifica l'unico pensiero rispetto ai temi che dobbiamo affrontare. Temi che dobbiamo affrontare non solo stando in questi incontri, ma muovendoci e portando tutto il territorio, tutti i comuni, verso queste idee. Io non la faccio lunga e ringrazio ancora Francesca per averci consentito di esprimere il pensiero. Grazie. Facciamo concludere la consiglia.
lo sappiamo, sappiamo. No, partecipare. Ma per, proprio per quello che diceva anche lei, per una mia profonda convinzione, quando mi nominarono segretaria nazionale femminile del mio partito 1981 e capitò questo benedetto 8 marzo, dissi no, io guardate il manifesto lo faccio, ma scrivo 365 giorni, non scrivo 8, perché le donne non possono essere come un rito quasi, celebrate l'8 marzo. Sì, l'abbiamo ricordato all'inizio, c'è la nostra attrice, abbiamo detto 365 giorni. Per questo dico, condivido completamente, ma è una mia condizione da sempre, e così come onestamente devo dire che io in Parlamento non ho mai votato per le quote, mai. Io e la Polino soltanto. Tutti gli altri votavano per queste quote rosa. Quote panda, dicevano, perché non è che siamo una minoranza che deve essere tutelata. A parte che siamo una maggioranza, come, perché siamo il 52% della popolazione italiana, quindi di fatto siamo una maggioranza. Per cui se dovessimo andare in quota dovremmo avere la maggioranza rispetto a quello che contiamo in termini di popolazione attiva. Dopodiché le quote non mi sono mai piaciute, perché ho il rispetto della persona per quello che vale, per quello che sa essere, per come si sa proporre. Includerei nei lavori, perché è una mia antica battaglia, il lavoro della Casa d'India. Guarda, oggi con la mancanza di lavoro, con le donne che sono ritornate a casa, col lavoro precario, con la mancanza di attuazione di norme concrete, come dicevo Paola, per esempio sul tema della conciliazione, no? Perché poi noi parliamo della conciliazione, poi tutte quante noi che abbiamo lavorato o che lavoriamo ancora non sappiamo come fare quadrare i conti e mettere insieme la famiglia e il lavoro, perché se vuoi lavorare devi, tra l'altro, nel lavoro, è inutile che ce lo ripetiamo, però forse ce lo diciamo ancora una volta, ma nel lavoro noi, a parte che per natura credo che quando affrontiamo un lavoro lo affrontiamo sempre con impegno, ma poi dobbiamo sempre dimostrare di essere all'altezza del lavoro che stiamo svolgendo, e quindi è un impegno notevole quello che affrontiamo con il lavoro. E tante volte, io lo dico per me, per la mia esperienza personale, non riusciamo assolutamente, con tutta la buona volontà, a conciliare con l'impegno per la famiglia. Io adesso che sono in pensione quasi, perché poi mi trovo sempre da fare qualche cosa, ma comunque posso godermi di più la famiglia, ma credetemi, nello stesso tempo in cui mi godo gli affetti familiari, ho sempre dentro di me un rimorso, un'angoscia, e c'è poco da fare, sarà un fatto mio personale, ma ne stiamo parlando, lo dico ad alta voce, perché mi accorgo di quanto ho sottratto alla mia famiglia in tutti quanti quegli anni, e credo che sia tutto quello che ci diciamo un fatto comune, perché l'avvertiamo quando abbiamo la percezione di quello che ci siamo perduto, anche di tanti momenti, di tanti passaggi della vita dei figli soprattutto, perché una cosa è il rapporto col coniuge, altra cosa è il rapporto con i figli e riuscire a seguire l'evoluzione che hanno i figli, i problemi che hanno questi ragazzi. Tante volte non riusciamo neanche a percepirli, a conoscerli, perché siamo impegnati su altri fronti e non abbiamo l'immediata sensibilità di cogliere le difficoltà nelle quali questi ragazzi operano. Ora il problema è che ce ne sono tantissimi ancora per la nostra società tutta, e quando la società diventa più fragile per una serie di circostanze concomitanti, quali quelle che purtroppo si sono abbattute sulla nostra Italia, stiamo soffrendo da tanti anni, dal 2010-2011 che soffriamo una pesantissima crisi economica che già aveva espulso tante persone, e nelle persone una grossissima percentuale di donne, proprio le prime più fragili dal mondo del lavoro. Adesso fra la pandemia e la guerra e tutto quello che implica anche questo fenomeno, questo fortissimo fenomeno migratorio, che vi assicuro che investirà tutti quanti.
quanti noi, anche tutte le nostre famiglie, c'è poco da fare. Beh, e insomma, la donna ha veramente un peso notevole nella società. Guardate, non lo dico in termini di polemica politica, ma come spunto eventuale di riflessione. Io non è che contesto il reddito di cittadinanza, perché avere attenzione per la gente che vive in uno stato di povertà mi pare che sia assolutamente giusto per una società civile, perché naturalmente si colga l'obiettivo giusto, ecco, poi ci sono sempre i furbi del quartiere, ma che fra i lavori che sono riconosciuti dal codice civile, perché chi celebra i matrimoni legge un articolo del codice civile nel quale si dice chiaramente: la donna contribuisce all'economia della famiglia col lavoro casalingo. Adesso lo dico così riassumendo, ma il senso è assolutamente questo. Quindi noi abbiamo l'assurdo che il lavoro, come il lavoro casalingo, viene riconosciuto nel codice civile, poi non viene riconosciuto in termini quantitativi. Quando le carenze del welfare, perché per quanto si sia lavorato e anche con abbastanza impegno sul tema del welfare, ma non è che si siano raggiunti degli standard tali da dire che possiamo stare veramente tutti quanti tranquilli quando operiamo nelle nostre famiglie e quando siamo impegnati nel mondo del lavoro. Quindi carenze che ci sono a livello nazionale, a livello locale, a livello normativo, tante volte, no? Ma, e tante altre difficoltà nelle quali noi ci ritroviamo. E soprattutto penso non alle donne fortunate come me, come lei, come, perché noi siamo, noi dobbiamo riconoscere che molte di noi sono delle donne fortunate. Perché fortunate? Parlo adesso, ripeto, per la mia esperienza personale. Perché hanno avuto dei familiari che hanno accettato che io facessi non solo il mio primo lavoro, che era quello di docente universitario, ma il mio secondo impegno, che era quello anche di quello politico. Quindi sono stata più che fortunata. Sono stata fortunata perché, sì, è vero, ho fatto i miei concorsi, perché tutti li fanno, però sono riuscita a farli e quindi ad avere anche un fisso mensile, che è un'altra fortuna. Quindi non tutti siamo nelle stesse condizioni, anzi la maggior parte oggi vedo che nelle condizioni veramente poco deboli, alle quali dovremmo dare tutti quanti maggiore attenzione, perché in una società civile si vive bene quando si vive insieme, uomo e donna, nella complementarietà anche nel periodo dei ruoli, non nel conflitto, non mi piace il conflitto, ma nella complementarietà dei ruoli, che non significa che la donna debba fare la casalinga e l'uomo debba andare a lavorare, perché io vedo tanti giovani che fanno loro i casalinghi e che le mogli vanno a lavorare perché quell'opportunità hanno trovato, ed è giusto che i ruoli si invertano in una complementarietà. Mi pare che sia una cosa che per fortuna vedo che i nostri giovani accettano spontaneamente, perché vivono anche in un contesto sociale culturalmente differente da quello nel quale, insomma, abbiamo vissuto noi anche per tanto tempo, fino agli anni 50-60, ecco, poi dopo, dal 68 in poi, abbiamo incominciato a ragionare in maniera differente. E i nostri giovani oggi lo fanno senza prevedere conflitti sotto questo aspetto, e fanno veramente bene, perché è in questo modo che un modo di convivere, cioè di vivere insieme, può essere un modo più tranquillo, più condiviso, più pacifico, più responsabile anche. Penso, no? Quindi io do molta attenzione a queste tematiche da sempre e guardo la mia ottica, che non dico che sia l'ottica giusta, è la mia ottica, rispetto alla quale esprimo le mie idee e il mio modo di agire, come l'ho espresso nei ruoli che ho ricoperto nel tempo, ma perché ne sono convinta. E quando io ho fatto il sindaco, forse Paola se lo ricorda naturalmente, rispetto alla storia delle donne da non celebrare solo l'8 marzo, io avevo dato vita a Itinerario Rosa, che era un percorso al femminile,
ogni donna si poteva esprimere come voleva, dipingendo la satira, con la poesia, con l'artigianato, come riteneva di fare. E abbiamo dato molto impulso a questa espressione molteplice, poliedrica delle donne, tant'è che non si ridusse solo al mese di marzo, ma era diventato un impegno di 4-5 mesi, quando chiedevano di fare qualcosa e si diceva di farla naturalmente, perché ci sembrava giusto incentivare questa presenza femminile in tutti quanti i suoi modi espressivi. E poi vi sembrerà strano, ma io avevo dato all'interno dell'amministrazione comunale, c'è anche il responsabile delle pari opportunità, io avevo dato ad un uomo per me, perché si doveva sentire responsabile. Io lo so, cioè, ma poi io avevo dato a Giovanni, il quale era un ragazzo molto molto sensibile, molto sensibile, colto, che capisce le situazioni, e quindi lui ci richiamava tante volte, per esempio quando facevamo le decommissioni, no, per un qualsiasi bando, una qualsiasi cosa, perché prima di ricordatevi che devono essere presenti le donne. Ed era una presenza che secondo me aveva anche un suo senso, ecco, proprio per rendere responsabili gli uomini del rapporto con le donne. Stamattina sentivo per radio questi dati veramente tragici in una società come quella italiana, che dovrebbe essere civile, volta, democratica, libera, dati sul femminicidio. Ma è assurdo che ci siano state centinaia di femminicidi in Italia e violenze all'interno della famiglia. Per ultimo, stamane sentivo di una ragazzina di 14 anni violentata, non so da quanti anni, dal padre. E una cosa è sconcertante, e veramente bisognerebbe fare un'opera di educazione, proprio di educazione al rispetto della dignità della persona, uomo o donna che sia. Questo è il mio pensiero. C'è Maurizio Filomena Martini, consigliere di parità della Conoscenza. Grazie Francesca, soprattutto è un buon 8 marzo, ogni giorno per voi. Ci stendiamo. Crea un'esperienza amministrativa importante per come dico alle passo, donne che si impegnano in politica, non è semplice. Io adesso apro una parentesi e vi racconto un aneddoto di Adriana Poliborsi. Ah, ecco, era la ricorrenza forse di quei 40 anni di attività alla presidenza, c'era l'ex ministro Corrado Matteoli e donna Assunta Miracolo. Io ero già alle prime armi, giovane consigliera del Comune di Surbo, quindi mi avvicinavo a questo mondo. E si parlò di pari opportunità e lei disse: io sono 40 anni che mi illudo di conciliare, ma ancora oggi non riesco a trovare il tempo per conciliare il tempo con mia nipote, era da poco nata la tua nipotina. E questa frase me la ricordo ogni volta che facciamo manifestazioni sulla conciliazione, prima del fatto riferimento alla conciliazione dei tempi di vita lavoro e disparità salariale. Noi sulla conciliazione dobbiamo ancora lavorare molto, moltissimo, però è veramente difficile, nonostante si sono fatti tanti passi avanti, gli asili nido, le strutture, lo stesso PNRR prevede misure importanti che avranno un impatto appunto sugli strumenti di conciliazione vita lavoro. Però è veramente difficile, non è semplice. Io per esempio oggi ho alcuni impegni, prima lo raccontavo alla Laura, ho 2 ore di tempo, se vado a casa devo cucinare, pulire, rassettare, sistemare mia figlia, quasi vado dalla carrozzina dell'editrice del tiziano, che è una mia carissima amica, dico basta per un caffè, con la scusa dico basta per un caffè, che cosa?
costante l'ultima legge sulla doppia preferenza facoltativa, che funziona nei comuni molto piccoli, però nei comuni più grandi, neanche regioni, in realtà non funziona. Quindi gli spazi in politica ci sono, non dobbiamo aver paura di competere tra di noi, perché quella competizione, se fatta in modo sano, dà risultati e dà spazi ad ognuno. Io vorrei però soffermarmi un attimo sui dati sulle politiche attive del lavoro, anche perché la consigliera di parità si occupa principalmente di questo, quindi io devo monitorare sempre quello che è lo stato di attuazione delle politiche del lavoro anche a livello provinciale, la situazione sul nostro territorio. Noi abbiamo l'ufficio statistica, quindi spesso ci fornisce i dati, e anche se adesso l'Istat ha i dati bloccati al 2020, dovrebbe uscire quelli del 2021 tra qualche tempo. E quindi con la media del 2020 io ho potuto verificare che c'è un aumento, purtroppo la Puglia è un po' fanalino di coda rispetto ai dati in Italia, e c'è un aumento degli inattivi, inattivi soprattutto donne. Poi questo dato riportato sul versante femminile è ancora peggiore. Gli inattivi sono coloro che non cercano più lavoro, sono sfiduciati per una serie di motivi, io ne ho individuati anche altri riscontrati sul territorio, ma anche per i ruoli che ho svolto fino ad ora. Vi vorrei dare lettura di questi dati, sarò velocissima. Allora, per esempio, gli attivi sono coloro che hanno occupazione, hanno trovato occupazione, il 38,4% è in provincia di Lecce, rispetto al dato italiano che è del 48,5%. In Puglia siamo fermi al 40,8%, quindi la nostra provincia e la regione di Puglia hanno circa 8,9 punti percentuali in meno rispetto al dato occupazionale che c'è in Italia, che è basso perché è pari al 48,5 rispetto al 60 europeo, quasi anche di più europeo. Poi abbiamo invece i soli maschi in provincia di Lecce, rappresentano il 49,8%, in Italia il 57,8%, in Puglia il 53,6%. Quindi anche il dato occupazionale relativo alla popolazione maschile è un dato piuttosto basso per quello italiano e regionale. Ma il dato scende ancora di più con riferimento all'universo femminile. Noi per esempio abbiamo in provincia di Lecce un tasso di occupazione pari al 28,1% rispetto al 39,8% dell'Italia e al 29% della Puglia. Quindi abbiamo circa 20 punti percentuali in meno rispetto all'occupazione femminile in Italia, che è molto molto bassa rispetto a quello che è il dato europeo, che per le donne si aggira attorno al 64%. Poi abbiamo gli inattivi. Allora, gli inattivi, vi leggo subito il dato femminile, per esempio in provincia di Lecce le donne che non cercano più lavoro rappresentano il 71,9% rispetto al dato italiano che è del 60,1% e pugliese che è del 71,6%. Vi dico invece il dato degli uomini. In Italia gli uomini che non cercano più lavoro rappresentano il 42%, oltre 20 punti percentuali rispetto agli uomini dell'intera Italia. In provincia di Lecce invece le donne che non cercano più lavoro rappresentano il 50,2%, quasi 30 punti percentuali in meno rispetto alla provincia di Lecce. Quindi le donne in provincia di Lecce hanno 30 punti percentuali più, il 30% in più, loro sono inattivi, non cercano più lavoro, rispetto alle donne dell'intero paese. Questo è un dato pesante che penalizza moltissimo il nostro territorio, anche perché quando le donne non lavorano non c'è il PIL, questo lo sappiamo, no? Il contributo del lavoro femminile è importante per la ricchezza dell'intero territorio. E quindi bisogna, scusa un attimo, sta chiamando il presidente dell'ACPA, l'Italia della situazione del principale. Siamo qui in conferenza con Paola Povero, la consigliera alle pari opportunità della provincia di Lecce, la senatrice Adriana Poliportone, Filomena Dantini. Ciao. Ciao. Allora abbiamo iniziato la conferenza parlando proprio di questo tema di società e lavoro non è al centro. Ci dispiace insomma che oggi non hai potuto partecipare, ma dicevamo effettivamente avevi gli impegni istituzionali di su Roma, quindi non sei potuto essere presente. Quindi volevamo giusto un saluto tuo, sapevamo che ci tenevi, quindi un saluto a tutti e soprattutto parlare di questo lavoro, donne, quindi è un
una tematica per te insomma molto importante, sapendo anche, insomma, anche l'importanza che dai alle donne, avendo anche affidato il movimento femminile alla donna. Grazie. Ciao. Ciao Massimo, grazie. Ciao Albert. E quindi il presidente dell'ACQUA ha qualche risorsa in più, non c'è di legge, sollevare questi dati raccapriccianti. Giusto, gli portiamo i dati, dai, li faremo, sì, li porteremo i dati, se che non ci conosce. E quindi ma noi dovremmo iniziare a chiederci perché le donne non cercano più lavoro, cioè quali sono le mani da San speciale, non ne vale la pena. Andrebbe fatto anche sono sottopagate. Sottopagate, ma poi la verità anche sui luoghi di lavoro, anzi vorrei che sposassimo tutti questa cosa, cioè non solo sui luoghi di lavoro, ma comunque diciamo prima in commissione. Ormai la politica clientelare, soprattutto nei periodi di crisi economica, quando c'è ristrettezza, ma non ci sono grandi possibilità, emerge la politica, ancora di più la politica clientelare, che se poi è spostata sul versante femminile è ancora più evidente, no? Perché le donne non vengono valorizzate per quelle che sono, spesso non trovano lavoro perché sono valide, ma perché semmai hanno la raccomandazione di turno o il circuito di turno più favorevole. Quindi secondo me dobbiamo veramente iniziare a portare avanti queste battaglie, cioè sulla valorizzazione del merito delle donne. Proprio così. Comunque i centri per l'impiego vanno veramente rivisti, ne parlavamo se non sbaglio a suo tempo, perché poi abbiamo visto come è andata a finire anche, infatti è una cosa tristissima di come è andata a finire, il peggio di quello di come era prima, perché noi lo dicevamo, ma non è che poi navigator che dovrebbero cercare di trovare lavoro degli altri per fine che danno la stabilizzazione. Regolarmente è successo, veramente non funzionano i meccanismi. Dobbiamo mettere tutto in moto. Allora continuiamo, vabbè, la consigliera ci sta lasciando, deve lasciare, deve guardare. Partiamo con i saluti, c'è il dottor Antonio Mui.
Chianella, allora vieni con te, partiamo con Sansuolo. Vai. Cara Francesca Carinetti, vi ringrazio di questo invito su un tema così importante che ci vede protagoniste fin da subito, perché noi il tema del lavoro, almeno io come da Presidente della Commissione Pari Opportunità anche a Gallipoli, la mia prima uscita la feci proprio opportunità e più le donne sul lavoro, perché in effetti se secondo me tutti i mali di quest'epoca e il gender gap che c'è da tantissimo tempo per le donne è proprio una mancanza di lavoro per le donne, un lavoro adeguato che concili famiglia e lavoro, perché molto spesso le donne non ci chiediamo perché non lavorano più, per tutta una serie di motivi. L'abbiamo visto con la pandemia, quelle che alla fine hanno pagato di più sono state le donne, perché naturalmente sono state quelle che purtroppo hanno dovuto dire vabbè, mi sto io a casa, perché di solito lo stipendio della moglie è inferiore a quello del marito, e quindi di fronte a una situazione così emergenziale, lo dicono i dati, il 99% sono state le donne che hanno pagato. E lo dicono anche i dati, leggevo l'altro giorno su una rivista del World Economic Forum, che addirittura ci vorrebbero 135 anni per portare le donne allo stesso livello degli uomini. E sto apprezzando molto ora quello che dicono sul fatto che dobbiamo essere uguali. Noi vorremmo essere uguali. E lo dice una che fa un lavoro prettamente maschile, è un geometra, quindi che ha avuto a che fare con un mondo maschile sin da quando era ragazza, e che quindi ha vissuto a 360 gradi quelli che sono gli aspetti in negativo di poter fare un tipo di lavoro che non è, che nell'immaginario collettivo si parla, non è per una donna, no? Poi io l'ho fatto invece questo lavoro e l'ho fatto con la mia dignità, quindi ho subito sia molestie sessuali, sia differenze salariali, sia quando sono entrata in un consesso signorina piuttosto che geometra, quindi tutti questi aspetti li ho vissuti tutti sulla mia pelle, e forse anche per questo, con la stessa passione di cui parlava prima Mena, ma di tante che riconosco, perché oggi credimi, senatrice Poli Bortone, averti rivista, perché per me sei stata sempre un faro da sempre, voglio dire, per come hai interpretato la politica, cioè nel senso autentico di donna impegnata, no? a 360 gradi, e mi rendo conto che alla fine ci ritroviamo sempre a dirci le stesse cose, perché siamo autenticamente convinte di quello che è la realtà e ne prendiamo coscienza ogni giorno di più. E quando voi parlate, io sono contro le quote rosa, lo sono anch'io, voglio dire, ma forse ci siamo resa conto che sono state forse un male minore per poter venire fuori, però in tutta questa cosa qua, che cosa c'è stato? Che c'è stato invece che si è inserito, perché è venuto meno diciamo, l'aspetto che dovrebbe essere il faro invece, la meritocrazia, e invece tante donne stanno lì perché sono l'amica di quello o di quell'altro, questa è la verità. Quindi fondamentalmente di noi che apparteniamo a quella generazione che da sempre, da ragazzine, dall'incollare manifesti a fare le rappresentanti di lista o a difendere le tematiche, no? Le tematiche di alcune associazioni, no? di prendercene noi in carico e dire come possiamo fare per risolvere questo problema, da quella che non c'ha la casa, da quella che è stata abbandonata dal marito, da quell'altra che ne parlavo prima sulla violenza economica, no? Delle donne che molto spesso a cuor leggero succubano
incubi di un marito mettono una firma e dopo tanti anni si ritrovano con la mazzata che sono state inserite senza che loro lo sapessero in una lista nera che non gli darà mai la possibilità di avere un mutuo per acquistare una casa, ad esempio, no? Quindi ci sono tantissimi aspetti con i quali io mi rendo conto con la nostra piccola opera che facciamo ogni giorno di conoscenza, perché questo noi poi facciamo alla fine, no? Andiamo nei comuni, andiamo nelle associazioni e facciamo conoscere e prendere consapevolezza alle altre donne. Forse, come diceva giustamente la senatrice, noi forse siamo più fortunate rispetto a tante altre. E quindi mettendoci in queste condizioni di poco poco, di avere un po' più di fortuna, qual è la fortuna? Di avere un coniuge che ti ha assistito in questa, no? In questa tua passione di dire mi voglio anche impegnare su questo fronte qua. Che cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto che io almeno parlo per me, voglio dire, avendo conosciuto tantissime donne in questi anni, anche questa esperienza di Presidente della Commissione Pari Opportunità, e mi ha fatto conoscere tantissime donne che avrebbero voglia di impegnarsi come noi, però molto spesso la società, certi stereotipi sono così ormai, no? E voglio dire, ingabbiati, che è difficile venirne fuori. Ecco perché noi sicuramente ci saremo sempre, voglio dire, perché siamo nate con questa passione. Però il problema che alla fine ci diciamo perché tante donne non cercano più lavoro è la somma di tutte queste problematiche di una società che stenta e fatica a prendere consapevolezza che siamo la metà dell'universo della popolazione, non siamo più anzi della metà, però fondamentalmente ci scontriamo ancora con questa che è la realtà. Scusate, grazie. Grazie. Adesso continuiamo con i due maschietti che prendono la parola, iniziare dal segretario regionale della Federazione Italiana per il Lavoro e l'Impresa, l'avvocato Cosimo Summa. Vai. Delle condizioni di lavoro agevoli per le donne, partendo dalla flessibilità del lavoro,
qualche modo abbiamo registrato che c'è stato anche un certo entusiasmo, perché poi voi donne avete una marcia in più. Di colpa. Lo sapete, però riuscite a fare sempre squadra molto più di noi uomini. E quindi ecco, come dire, questo è giusto un esempio che ho voluto portare in questa occasione, oltre naturalmente al mio personale saluto, ma anche alla federazione per questa iniziativa che Francesca ha organizzato, che è sempre molto puntuale nella sua organizzazione, come ho rinoto. Mi auguro semplicemente che, al di là di quelle che sono le iniziative legislative, no? Se poi vogliamo, mi pare che la consigliera Antini si accennava alla PNRR, al di là di quelle che possono essere iniziative legislative dove si interviene con contributi finanziari, riconoscimento del 30% del fondo perduto per chi impiega X don, addirittura lo sgravio contributivo del 100%, sì, è vero, sono tutti elementi che in qualche modo possono aiutare, senza dubbio. Però ci deve essere anche una convinzione, diciamo, ferma da parte dell'azienda, da parte del mondo del lavoro, rispetto a quelle che devono essere le condizioni che devono dare una vera parità all'interno del circuito lavorativo, non solo retributiva. Un altro giorno leggevo che, se non sbaglio, solo il 40% delle donne, 40% in generale dei dati, diciamo, che vengono dagli stati occidentali, solo il 40% delle donne occupa il ruolo di CEO, cioè amministratore delegato, mentre il 60%, oltre il 60% sono tutti uomini. Il dato positivo è che nell'ultimo anno, da quello che leggevo, c'è stata un'implementazione del 20% delle donne che hanno assunto posizioni apicali all'interno delle nostre aziende. Quindi, come dire, se noi pensiamo che, al di là di quelli che possono essere gli input del legislatore, si riesce ad diversificare anche quelle che sono le regole del mondo del lavoro, quindi, come dicevamo anche prima, flessibilità, implementazione dell'elemento digitale e poi implementazione del welfare, sono tutti i sistemi che possono essere di supporto, in questo modo magari si potrebbero avere dei dati molto più positivi nell'occupazione femminile, soprattutto verrebbe anche salvaguardata naturalmente quello che è l'interesse della conciliazione tra il mondo del lavoro e il mondo della famiglia, che assolutamente non può essere segnalato. Grazie ancora. Grazie signor. Ringrazio i presenti, gli ospiti, insomma, la Felicia, la senatrice, la consigliera, e soprattutto un grazie particolare a Francesca, che ha organizzato questo evento, direttrice dell'Accademia di Nuovi Studi Internazionali, ci tengo a dirlo perché sono già 10 anni che è direttrice dell'Accademia, e no, quindi no, ma... sono 10 anni di nulla. Solo e
provato che la maggior parte delle donne non scelgono le materie tecniche come tecnologia, matematica, scienza e fisica. Ovviamente ognuno di noi deve trovare in se stessi la parità, cioè per affrontare il mondo, perché è normale che bisogna anche dire, se dobbiamo mettere le piramidi con l'occupazione maschile o quella femminile, la piramide quella maschile sta dalla base fino al vertice è completa, perché come ben sappiamo i settori diciamo disponibili o che diciamo che gli uomini si buttano a 360 gradi dentro loro per qualsiasi tipo di settore, cosa che un po' limitativa è per le donne anche per una questione diciamo dico io di natura, no? Come il discorso che la donna è anche madre, non si può allontanare dall'ambiente di lavoro. Per esempio leggevo l'altro giorno che una società in Piemonte cerca 3.000 autisti, voglio sapere chi fa le domande, se sono uomini o se sono donne o delle forze armate. Su 10.000 domande 2+1, voglio capire la percentuale tra uomini e donne che partecipano nella vita militare. Quindi voglio dire, ci sono tutti questi dati, riusciamo a fare la legge, cioè voglio dire, quindi questi sono dati. È normale che per raggiungere no, adesso non ci sono più scuse, non ci sono più. Viviamo in un mondo nuovo, in un'era nuova, con un futuro nuovo, dove oggi, ad oggi, la protagonista è la donna. Non ci sono le cose, non ci sono più scuse. Ancora per 136 anni le donne guadagneranno meno degli uomini, saranno più facilmente licenziabili, avranno un minore peso politico e saranno svantaggiate a ogni livello sociale. Vogliamo davvero aspettare fino al 2158 per cancellare questo indegno divario e per liberarci dagli odiosi stereotipi di genere? Possiamo e dobbiamo fare prima, perché ogni donna sia trattata sempre con rispetto, giustizia ed equità, e soprattutto facciamolo insieme. Donne e uomini. Perché un mondo migliore può nascere solo se impariamo a essere diversi ma uguali. E insieme.